Direi che possiamo cominciare. Benvenuti, benvenute a questo nuovo incontro dei seminari del martedì, che vede una vecchia amica, se posso permettermi, insomma, di Siena, del centro AMA nostra, la professoressa Francesca Prescendi. Ed è un grande piacere, insomma, poterla ospitare oggi qui e averla con noi. Francesca Prescendi è direttrice d'études à l'École pratique des hautes études, dove insegna la religione romana, ha studiato a Siena. Nasce, diciamo, un rapporto che è ancora molto attivo, è membro molto attivo fin dall'origine del Centro di Antropologia e Mondo Antico, e ha tenuto diverse lezioni per il dottorato, ha partecipato classicamente, ha organizzato pochi giorni fa una delle giornate di studio Piccole curiosità delle religioni antiche, un approccio antropologico. E quindi, insomma, è una presenza nota e attiva e preziosa anche per le nostre attività senesi. È inoltre membro del gruppo Anima, di una lunga serie di associazioni per lo studio delle religioni del mondo antico e della storia delle religioni del mondo antico. Fa parte della rivista, della redazione delle riviste Mythos e As Dival, è membro del comitato scientifico della collana Religione e la storia, e insomma tutti voi la conoscete già certamente, ma per chi non la conosce questo già indica il campo, l'ambito delle ricerche e degli studi della professoressa Prescendi. Si occupa di una serie di temi legati appunto alla storia, allo studio delle religioni nel mondo antico, del sacrificio, che sarà il tema di cui ci parlerà oggi, dell'esegesi, delle riflessioni romane e greche sulle religioni, delle divinità, del politeismo romano. Si è anche occupata della storia degli studi della religione romana e ha anche dedicato anche recentemente diversi studi a questioni di genere, per esempio una serie di studi sull'allattamento molto interessanti, molto innovativi, anche un tema che, diciamo, è molto vivo. E il suo approccio è antropologico, naturalmente, è filologico, ma ha anche, diciamo, frequentato prospettive comparativistiche nei suoi studi. Ha pubblicato una enorme quantità di studi, di articoli, contributi su riviste, fra le monografie ricordiamo Frühzeitung Gegenwart, che è la prima uscita, nata dalla dissertazione di dottorato sul passato dei fasti di Ovidio, e Décrire et comprendre le sacrifices, e chiedo scusa per il mio francese, che certamente non è all'altezza di quella professoressa Prescendi, ma insomma, mi perdonerete. E poi nel 2015 Roi éphémère, enquête sur le sacrifice humain, e una serie di partecipato anche alla curatela di una serie di pubblicazioni. Non voglio togliere troppo tempo, diciamo, alla relazione, alla presentazione della nostra ospite, e quindi mi limito alla più recente, credo, che è apparsa l'anno scorso come numero speciale dei Quaderni del Ramo d'Oro, In forma animale, presenze divine, travestimenti di animali e relazioni interspecifiche nell'antichità greca e romana, insieme a Marco Vespa. È solo uno di moltissime collaborazioni, una di moltissime collaborazioni su temi sempre di storia religiosa e anche di genere, ruolo femminile nel mondo antico e non solo, insomma. Insomma, una studiosa che ha un campo molto ampio di interessi incentrati sullo studio della religione, ma vista da affrontata da prospettive molto diverse e con molte curiosità diverse, diciamo, che nel tempo si sono aggiunte. E voglio segnalare in conclusione anche che
oltre all'attività di ricerca, Francesca Prescendi è anche estremamente attiva e dedica molto tempo e energia nel promuovere le ricerche dei giovani ricercatori in molti modi, insomma, anche con noi, insomma, con il nostro dottorale, ma non solo. E questa è una cosa che mi fa particolarmente piacere sottolineare perché, insomma, non sempre i giovani studiosi hanno spazi e opportunità per esprimersi e quindi, insomma, questo mi sembra una componente estremamente lodevole, insomma, un impiego molto prezioso del tempo della nostra ospite. Bene, siamo felicissimi di avere qui Francesca Prescendi, grazie mille di aver accettato l'invito e le passo la parola per parlarci del Sacrificio Romano, una varietà di melodie su un basso continuo, un titolo meraviglioso, e quindi ti ascoltiamo con molto piacere, a te la parola. Grazie, grazie tante. Che ti inquadro. Anzi, mi sposto così, Ecco, ecco, vengo più qua. prendi possesso. Grazie tante e sono veramente molto felice di essere qua. Ero al centro AMA all'inizio, quando Maurizio Bettini l'ha fondato. Il centro AMA era ancora in via di Fiera Vecchia, che voi non avete sicuramente conosciuto, quindi ero miei primi anni di università. Ho collaborato a tutta una serie di mansioni anche molto pratiche del centro AMA, tipo spedire lettere, mettere francobolli. È stato molto emozionante e è molto emozionante essere qui ora. Dunque, io, come lo sentite, sono italiana, toscana, ma insegno in Francia da tanto tempo, sicché ogni tanto ci sta che qualche parola venga fuori in francese. Vi prego di scusarmi. Sono molto contenta di presentarvi un tema che ho scelto apposta perché al centro AMA si fanno molti studi di antropologia, ultimamente molti studi sulle divinità, e questo è estremamente importante. Forse credo che attualmente il rito sia meno presente e è per questo che ho scelto di insistere su questo aspetto, che è un po' il mio cavallo di battaglia, come si dice, perché ho lavorato tanto sul sacrificio e quindi è un po' quello che volevo presentarvi per questo motivo. Dunque cerco di capire come si va avanti. Forse... Riesci? Ah, così, ok. Oppure faccio così, anche Anche quello che così, preferisci. ok. Ho messo dunque su questa diapositiva un po' i libri che ho pubblicato riguardo al sacrificio e appunto non solo per farmi della pubblicità, che sarebbe veramente un po' meschino, ma per farvi vedere che quello che vi presento attualmente deriva da una serie di anni passati a studiare il sacrificio, quindi certe cose forse le do per scontate, ma le ritroverete in quello che ho già scritto. È solo un po' per cautelarmi dietro a dei riferimenti che dovrei darvi in maniera un po' più precisa. E questo libro, appunto, quello che Stefano ha citato, Decrire e comprendere le sacrifici, è stata la mia tesi di dottorato e partendo da quella, appunto, ho continuato a lavorare sul sacrificio con delle monografie o degli studi collettivi. Quindi ritorno sul sacrificio anche perché sarà un campo di studi che voglio riaprire a partire dall'anno prossimo, quindi spero appunto di ritornare su qualche aspetto in maniera un po' più puntuale e cercherò oggi di fare una lezione che per me è un po' metodologica, cioè quello che sto cercando di fare oggi con voi non è tanto una lezione su un quadro storico particolare, cosa che sarebbe sicuramente molto interessante, ma cercare di dare alcune piste per riflettere sul sacrificio e piste che spero ci permetteranno di parlare insieme, di discutere insieme su qualche idea che vi propongo, sulle quali appunto potremo ritornare. È un po' così che l'ho pensato questo incontro. Quindi perché il sacrificio? Perché il sacrificio mi ha, diciamo, affascinato? Perché è centrale per la religione romana, come per le religioni antiche, ma anche perché
quando diciamo, abbiamo fatto con la mia collega Agnese Nagy un progetto che abbiamo proposto al Fondo Nazionale, ci siamo resi conto che non si poteva passare una giornata senza aprire un giornale e trovare la parola sacrificio. E infatti, cioè, questo ha ripreso una qualsiasi definizione moderna, contemporanea, di sacrificio, come si vede. Parola che riguarda sì le religioni, quindi rituale che implica il desiderio di rapportarsi al sacro tramite doni, cerimonie, invocazioni, preghiere, ma anche offerta volontaria della propria vita per un ideale. È in questo termine qui, in questa accezione qui, che si usa appunto quando si guardano i giornali attualmente. E il terzo significato, rinunciare volontariamente o no a beni e necessità elementari, materiali o morali. Quindi con quest'idea di privazione, di rinuncia, sofferenza, stento, tribolazione. Ecco, quindi questo mi ha interessato, mi sono posta la domanda passando da questo che è la nostra visione attuale alla visione antica, che cosa si ritrova, che cosa cambia. E dunque, appunto, questi sono qualche esempio su cui voglio passare un po' rapidamente. Il sacrificio del soldato, appunto, abbiamo visto in questa definizione l'idea di sacrificarsi per un bene che è al di là di noi, per un bene comune, il sacrificio per un'entità che è al di là del singolo individuo, pure quella che avevo trovato, che mi aveva fatto anche ridere, appunto, l'idea di sacrificarsi appunto per il bene comune, per la Repubblica, come era il caso appunto in elezioni di tanto tempo fa, e quindi era un po' insomma, quest'idea appunto che vi dicevo dell'onnipresenza, aiuto. Vediamo se riesco a risolvere, sì, dell'onnipresenza di questa terminologia. Allora, partendo da questo, appunto, con la mia collega, ci siamo chieste che se era ancora interessante per noi usarlo, questo termine, se questa nozione di sacrificio fosse ancora attuale. E al momento in cui abbiamo pubblicato questi libri sulle vittime e sul sacrificio umano, abbiamo un po' ripreso e riflettuto da questo punto di vista. Appunto, come sappiamo, ve lo leggo, l'ho tradotto appunto perché se ne potesse discutere, la nostra disciplina, quindi la storia delle religioni, ama decostruire le proprie categorie di classificazione per testarne la validità. Questa messa in discussione ci permette di prendere le distanze dal nostro oggetto di studio e di conseguenza di esplorarlo, capirlo e definirlo meglio. La decostruzione è stata utilizzata anche, appunto, nello studio del sacrificio e ha portato a mettere in discussione la pertinenza stessa di questa categoria. E, per esempio, lo stesso Marcel Detienne, nel famoso libro del 79 sulla cuisine di Sacrifice, era arrivato a mettere addirittura in questione la pertinenza di questa nozione. Diceva: la nozione di sacrificio è infatti una categoria del pensiero di ieri, concepita in modo arbitrario come quella di totemismo. La ragione che Detienne adduce per eliminare questa categoria superata è che essa costituisce un insieme artificiale di elementi presi qua e là dal tessuto simbolico della società, un insieme che appartiene esclusivamente alla classificazione degli studiosi moderni, non scevra da una visione cristiano-centrica. Quindi, appunto, rimettere in questione perché, come vi ho fatto vedere, la presenza del sacrificio, quello che noi oggi capiamo come sacrificio, probabilmente non corrisponde a quello che era questa pratica rituale. E quindi, interrogandoci se si potesse continuare a parlare di sacrificio o no, con la mia collega siamo arrivati all'idea di difendere la
l'opportunità di continuare a parlare di sacrificio perché e come, proponendolo come categoria euristica. Che cosa significa questo? Possiamo parlarne se lo consideriamo uno strumento di lavoro, cioè invece di partire dall'idea di sapere che cos'è il sacrificio, proviamo a ribaltare la questione e considerarlo come uno strumento di lavoro, cioè come qualcosa che fa reagire, che ci permette di pensare certi riti antichi. L'opportunità di conservarlo sotto questa forma è perché permette di riunire dei riti che hanno un'aria di famiglia, preferisco usare questa definizione, cioè di riti che in qualche modo sono apparentati da una certa procedura rituale che andremo a vedere e al tempo stesso, eliminando la parola sacrificio dal lessico della storia delle religioni, verrebbe meno anche la possibilità di mettersi in dialogo con altri specialisti, per esempio, appunto, come l'abbiamo visto nel convegno che abbiamo organizzato in Ginevra, la possibilità, per esempio, di mettersi in dialogo con specialisti dell'America centrale, come Sergio Botta, con il quale appunto possiamo parlare di sacrificio, perché più o meno capiamo che cos'è. Si tratta di riti di messa a morte particolari che quindi permettono di fare del comparativismo e questo per la storia delle religioni è molto importante. Quindi, spezzata questa lancia a favore dell'uso di sacrificio, dobbiamo comunque porci delle domande e questo è un po', cioè cercare di dare delle definizioni di questo strumento euristico, di questa categoria euristica che ci permettano di ragionare su questi riti. Allora, l'idea è di partire da questo grande classico che è quello di Henri Huber e Marcel Mauss e da questa loro prima definizione che, nonostante sia ormai molto datata, rimane ancora attuale per certi concetti, certi criteri e dunque li ho ripresi e li ho tradotti. Ma dunque, e loro appunto anche partivano dall'idea di avere davanti a sé un oggetto di studio estremamente complesso. Quindi, se il sacrificio è così complesso, da dove deriva la sua unità? È perché fondamentalmente, sotto la diversità delle forme che assume, è sempre costituito da uno stesso processo, che può essere utilizzato per gli scopi più diversi. Allora, questo stesso processo, ci ragioneremo oggi, è un elemento che mi interessa. Questo processo consiste nello stabilire una comunicazione, questo penso che sia un elemento veramente importante, tra il mondo sacro e quello profano, attraverso una vittima come intermediario, cioè un oggetto distrutto nel corso di una cerimonia. Allora, questa definizione mi sembra molto interessante. L'ho ripresa, ho cercato di adattarla al sacrificio romano, come vi mostrerò tra un minuto, ma vorrei attirare la vostra attenzione sull'idea di distruggere, perché per noi, appunto, il sacrificio che cos'è? È il momento in cui si uccide un animale per le divinità e quindi si distrugge il corpo di questi animali. In realtà, se noi si prendono in considerazione, le descrizioni antiche di sacrificio, non parlano mai di distruzione. Quindi l'idea di distruzione è molto problematica e è un qualche cosa che, ci deve far riflettere. Durante il sacrificio si offre agli dèi, si consuma con gli dèi il corpo dell'animale, ma l'idea di distruzione e quella di privazione non sono mai messe in avanti dal vocabolario antico. Quindi questa è già un'idea che ci sembra ovvia, ma non lo è confrontata con le definizioni antiche. Allora, quello che io ho proposto appunto nel mio libro come definizione del sacrificio romano è la seguente, e probabilmente facendo, diciamo, le dovute modifiche, si potrebbe applicare probabilmente anche al sacrificio greco. Il sacrificio dunque è un rito rivolto da una comunità umana a destinatari divini.
L'oggetto di mediazione è solitamente un'offerta alimentare, animale o vegetale, ma può anche essere una vittima umana, che generalmente non viene mangiata, quindi c'è una differenza, anche se è comprensiva, di tutto il tipo di vittime, bisogna fare una differenza. Questo rito crea un canale di comunicazione e credo che questa idea di Hubert e Mauss debba essere ripresa. Tra il mondo umano, e non parlerei poi di mondo sacro, del sacro come veniva usata, ma piuttosto tra il mondo umano e quello divino, attraverso il quale gli uomini esprimono diversi messaggi. Questo credo che loro l'avevano visto e mi sembra veramente fondamentale, cioè il sacrificio non corrisponde a uno scopo, è uno strumento di comunicazione, crea un canale di comunicazione, è un elemento fatico per raggiungere gli dèi, ma quello che poi si può mettere dentro come contenuto è diverso, quindi richiesta, ringraziamento, scuse, eccetera, a cui gli dèi possono rispondere. E dunque la risposta degli dèi è interessante, è più evidente, come l'ho scritto qua, nel caso di sacrifici che prevedono l'uccisione di animali, lo vedremo, c'è un momento particolare, l'extispicium, in cui c'è la risposta degli dèi a questo atto umano, ci può essere anche nel caso di sacrifici vegetali, se il fuoco è particolarmente vivace sull'altare, vuol dire che le divinità hanno gradito il sacrificio. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in quello che noi chiamiamo sacrificio ci sono diversi momenti, ci sono, e lo vedremo, momenti di offerta, diversi momenti di offerta e un momento di divinazione, diremmo, per cui siamo di fronte a un procedimento rituale molto più complesso che non quello che intendiamo normalmente. Allora, per riprendere, ci sono gli elementi dunque principali del sacrificio, sono un emittente, quindi una comunità umana in generalmente rappresentata, che ha alla sua testa un rappresentante, e bisogna tenere conto che per i romani il sacrificante non è un prete, e questo sapete benissimo, possono essere dei magistrati, possono essere degli imperatori, può essere il capo di un collegio, quindi non bisogna associare questo emittente o questo rappresentante di una comunità umana a un prete. Poi c'è questo oggetto che porta il messaggio, quindi un animale, un vegetale, un umano, e poi il destinatario, che normalmente sono le divinità, possono essere anche dei morti, di Imanes, potenze sovrumane, un messo, ma insomma in generale appunto queste divinità. Ora, questi elementi sono interessanti, e fra questi elementi forse, e qui è una domanda che mi rivolgo, sulla quale vorrei riflettere con voi, forse tra questi elementi, un elemento importante per definire il sacrificio è la presenza delle divinità. Allora, è quello che potrebbe fare, cioè il fatto di fare un'offerta alle divinità, non solo la presenza delle divinità, ma le divinità come destinatarie di questa offerta. Me lo chiedo, ve lo chiedo, cioè. Quello che potrebbe fare la differenza tra il sacrificio e altre messe a morte rituali potrebbe essere proprio il fatto che viene offerta qualcosa a una divinità. Perché sollevare questo problema? Perché ci sono, per esempio, dei riti, come quello dei feziali, sul quale ho riflettuto, in cui si parla sempre di sacrificio, e per questo ora vorrei entrare un po' più nello specifico del linguaggio romano, quello che viene tradotto come sacrificio dei feziali, forse deve destare qualche sospetto, chiaramente in maniera lata, in maniera per usare appunto il concetto di sacrificio come reagente è importante, ma in realtà se si va a vedere si tratta di un rito che è molto diverso da altri riti di offerta. Perché? Per esempio, così come lo presenta Livio, al momento in cui i feziali, dunque preti che vanno a questi sacerdoti, diciamo, che vanno a concludere un trattato, che cosa fanno? Pronunciano una formula. In questa formula c'è la presenza di una divinità, è Giove, quindi
una divinità importante. Però come si chiama in causa Giove in questo rito? Allora, quello che ci dice Livio è: e se per primo vi verrà, e se per primo vi verrà meno per pubblica decisione con l'inganno, chi prima, dunque, se il popolo romano verrà meno a questo accordo con l'inganno, allora tu, Giove, in quel giorno colpisci il popolo romano come io ora colpirò questo maiale qui. E in questo giorno, e tanto più colpisci quanto più tu sei grande e potente. Detto questo, colpì il maiale con una selce. Dunque, il maiale, c'è un animale, come nel caso di sacrificio, c'è una presenza divina, però questo maiale non viene colpito perché è un'offerta per Giove, ma viene quasi colpito perché è o un elemento che rappresenta chi non si tiene, non si attiene a questo trattato, oppure, come viene detto in un lemma da Paolo Diacono, che fa l'epitome di Festo, sempre a proposito di Feziali, Giove Feretrio è detto così dal verbo portare, e vabbè, qui l'etimologia. Perché si pensava che portasse la pace. È nel suo tempio che si prendeva lo scettro con il quale si giurava e la pietra silice con la quale si colpiva un trattato, quo feudus ferirent. Cioè è la pietra che serve per colpire il maialino, come se questo maialino fosse il trattato stesso. Quindi l'elemento, diciamo, che viene ucciso, parliamo di un'uccisione, non è per forza un'offerta sacrificale. Qui penso che quando noi arriviamo con il nostro bagaglio a studiare questi riti, parliamo del sacrificio defeziale. In realtà ci rendiamo conto che si tratta di un rito che è ben diverso da altri riti di messa a morte, altri riti che possono comportare un'offerta festiva per le divinità. Quindi dobbiamo fare attenzione a quello che è il passaggio tra l'ambito di sacrificare e l'ambito di uccidere. E questo me ne ero accorta in queste ricerche anche perché di questo passo di titolo di Livio che dice, dunque parlando dei Liguri, i Liguri, dunque si tratta di un caso in cui i Liguri vengono dipinti come quelli un po' che sono ritirati sulle montagne, che sono un po' i selvaggi o i primitivi rispetto alle regole del vivere dei romani. E quindi, così li descrive Livio, uccidono i prigionieri mutilandoli atrocemente, trucidano i greggi nei santuari gli uno dopo gli altri, piuttosto che sacrificarli ritualmente, rite sacrificant. Quindi non c'è un rispetto della procedura sacrificale. Siamo in un'uccisione che è diversa dal sacrificio. Quindi questo per ribadire questo concetto che non tutto l'uccisione in campo religioso deve essere considerata come un sacrificio. E quindi questo era, qui vi cito una frase di Jules Tutin che mi è sembrata interessante a questo proposito, forse per validare un po' quello che vi sto dicendo, cioè lui aveva osservato che non c'è rito che sia un rito in se stesso per un meccanismo proprio. Non c'è atto religioso che sia religioso per definizione o per natura. Quindi è in realtà il significato che si dà al rito che lo rende tale, che lo rende un sacrificio, che lo rende altra cosa. Quindi è nel modo di compierlo
e nel fatto che viene anche circondato da tutta una serie di gesti e di parole che gli attribuiscono un significato. E quindi, dunque, mi sono interessata di vedere quali potevano essere questi gesti che facevano di questo che noi chiamiamo sacrificio una procedura che che si presenta ai nostri occhi come tale. Quindi questo l'ho chiamato il basso continuo, cioè si tratta di qualcosa che noi riconosciamo come sacrificio. Allora, sono le sequenze rituali, uccidere secondo, oppure deporre anche delle offerte vegetali secondo alcune di queste sequenze rituali. Qui ve l'ho messe in una lista, le vorrei riprendere cercando di fare abbastanza velocemente perché il tempo passa. Ma ve lo ripropongo perché mi sono ritrovata in maniera molto sorprendente in un libro che parla di credenze di culto in cui appunto avevano ripreso il modello prescendi e questo mi ha fatto molto ridere perché avevo fatto questa lista di queste differenti fasi e quindi queste costituiscono un po' quello che è il mio, quello che oggi ho chiamato questa specie di basso continuo. Ma che cosa voglio dire? In realtà, quando noi pensiamo appunto a ricostruire le fasi del sacrificio, quello che abbiamo davanti sono una serie di sequenze che poi, come vedremo, non ritroviamo tali e quali in ogni rito. Per cui questo che noi possiamo ricostruire come sacrificio costituisce una specie di modello ideale di cui spesso non siamo coscienti. Pensiamo, prendiamo vari elementi, come vi faccio vedere, da diverse immagini, costruiamo il nostro modello di come doveva svolgersi un sacrificio. Poi la pratica è molto diversa, per questo parlo di basso continuo, potrei parlare di un modello artificiale sulla base del quale esistono molte, molte variazioni. Allora, questo modello si apre evidentemente con una processione in cui le vittime vengono condotte all'altare. Vittime, quindi le ostiae o victimae, per riprendere la terminologia propria. Questo è abbastanza interessante per noi osservare anche di che cosa si tratta, perché possiamo vedere qui, vedete più in basso un dettaglio, che questi animali sono ornati, e potrete vederlo in maniera più evidente anche su questa immagine. Gli animali, quando vengono condotti all'altare in questi sacrifici, particolarmente sontuosi, sono ornati di probabilmente gioielli, potremmo dirli, comunque ornamenti preziosi. Questo non è un elemento che consideriamo così solo per leggere meglio queste immagini, ma si tratta di qualcosa che deve farci capire che cos'è questa prassi rituale. Cioè si offrono questi animali come qualcosa di estremamente prezioso. E vi ho detto appunto, l'idea di privazione non è quello che predomina nell'antichità, ma è proprio l'idea di festa, è l'idea di banchetto che viene offerta alle divinità e quest'idea di offrire un dono prezioso. Quindi questa idea di preziosità viene appunto espressa in maniera molto evidente attraverso questi ornamenti. E qui vedete pure, allora vedete gli schiavi con il loro gonnellino che si occupano di questi animali che sono estremamente ornati. Qui vedete lo schiavo con la sua ascia che conduce l'animale sacrificale. Allora, e anche in caso di forse riti un po' più modesti, comunque con un solo animale, si vede bene l'ornamento in questa scena che è la prima, la processione arriva all'altare e abbiamo questo primo momento, il momento in cui ci si mette in contatto con le divinità, in cui si pronunciano le prime preghiere, questa specie di
prefazione, che viene proprio chiamata praefari dai testi antichi, quindi il momento in cui vengono offerte sull'altare il vino e l'incenso per attirare le divinità a questo atto sacrificale. Lo vedete, quindi un gesto che viene compiuto sull'altare, l'animale è ancora accanto e quindi insomma. Questo primo momento che viene rappresentato, vedete, gli ornamenti sugli animali ci sono sempre, c'è lo schiavo con la sua ascia, è un po', diciamo, un elemento che ritorna in maniera pressoché costante in moltissime immagini, il fuoco che brucia questa piccola scatola in cui è contenuto l'incenso che viene fatto bruciare con il vino che aumenta la potenza della fiamma e come vedete, piccole variazioni su un tema piuttosto costante. Qui c'è un piccolo altare portativo, ma naturalmente il sacrificio viene fatto davanti al tempio, questo è evidente, e non dentro il tempio. Ecco, qui dunque, dopodiché c'è un'altra fase, si passa, diciamo, a questa invocazione delle divinità, alla seconda fase, che è quella dell'immolazione, cioè immolazione vuol dire che sulla testa dell'animale viene deposta la mola salsa, il vino e viene passato un coltello sulla schiena dell'animale. Vedete che qui l'animale ha ancora i suoi ornamenti e questa fase del sacrificio è piuttosto rara. Ci sono, a mia conoscenza, solo due immagini, non ce ne sono di più. Probabilmente il vino che viene versato e con questa patera è la mola salsa. Quindi immolazio, faccio notare che è proprio un termine tecnico che viene usato, scusate, qui c'è venuto un punto ma non ci vuole, immolavit vino, mola cultroque, cioè si immola attraverso, con il vino, con la mola salsa e con il coltello che viene passato sulla schiena dell'animale. L'animale è ancora vivo, è una messa a morte simbolica. Dopodiché, questa è un po' la definizione, diciamo, brevissima del sacrificio. Dopodiché, gli exta, dunque le viscere dell'animale, vengono cotte in una olla, in una pentola, vengono quindi bollite e vengono poi date sull'altare. Questo è un po' il sacrificio in una maniera che viene presentato dunque in epigrafia, in questi commentari dei fratelli Alvari, in maniera molto succinta. Queste sono un po', diciamo, le fasi salienti che vengono riunite. Vi ho detto, si tratta di questo sacrificio che vediamo attraverso tante immagini, ma che a volte può essere molto riassunto in queste formule. Perché appunto qui non si parla, come vedete, in questa formula in cui si sottolineano alcuni aspetti rituali, non si parla assolutamente dell'uccisione, per esempio, reale, perché dopo l'immolazione dell'animale, cioè dopo avergli messo della mola salsa sulla testa, c'è poi il momento in cui viene abbattuta questa vittima. Ma non solo non se ne parla, non viene nemmeno tanto rappresentato, perché l'altro grande gruppo di immagini che rappresentano il sacrificio è quello appunto in cui l'uccisione sta per compiersi, ma non è ancora compiuta. E vedete qui l'animale con la sua testa abbassata e l'ascia che lo colpirà presto, ma non ancora. E quindi questo momento, diciamo, di attesa della morte dell'animale. Una morte che, come, vabbè, qui ho preso un dettaglio dell'immagine precedente, si vede, tutto è rappresentato, addirittura si fa una specie di sunto, si vede che qui viene messo l'incenso sull'altare, si tiene già l'animale, quindi, diciamo, si presentano insieme le fasi salienti di questo rito, ma in realtà, appunto, come vedete, ho voluto metterle in serie queste immagini, di nuovo questa bellissima coppa, è una coppa d'argento per il trionfo di Tiberio, nessuna rappresenta l'animale, veramente al momento in cui l'ascia arriva sull'animale. Abbiamo di nuovo, abbiamo solo
Questo è l'arco di Benevento, quindi veramente l'idea di metterle in serie per dare anche la ricchezza di questo dossier di immagini. L'unica testimonianza di vittime che sono state quindi colpite è questa, è un mosaico che viene da Ostia, in cui si vede alcune fasi del sacrificio, quindi animali ancora in piedi, si vede qui l'altare su cui vengono probabilmente fatte delle offerte, ma si vedono già questi animali sdraiati a terra, quindi è un unicum nell'iconografia sacrificale. Poi però ci sono, e questi anche sono molto rari, alcuni animaletti che sono stati messi sull'altare. Allora, notate la differenza, eh? Finché abbiamo questo tipo di immagini, è un bue che viene rappresentato, una vacca, un bue, che quindi è un animale piuttosto importante nel sacrificio, mentre gli unici animali che vengono visti, deposti sull'altare, sono piuttosto una capretta o delle pecore della famiglia ovina, insomma, come questo. Pecora, immagino sia questa capra, o ancora questo che è molto più bello, è un animale maschio della famiglia ovina, a cui si vede che sono state già tirate fuori le viscere, perché qui vedete bene la parte, diciamo, che questo tondo che si vede è probabilmente quello che è l'omentum, cioè questa membrana che raccoglie gli intestini, immagino. Quindi anche questo è molto raro, eh? Un'immagine che quindi gli exta, quindi gli organi interni dell'animale vengono estratti. Vabbè, qui vi avevo messo quali tipi di organi, che sono molto importanti, e dopo questo momento, o al momento in cui si osserva l'animale, si ha questo momento di divinazione, come vi ho detto. Questo è un momento importante, perché è il momento in cui la comunicazione, di cui ho parlato all'inizio, appunto, si realizza non solo da parte dell'emittente verso il destinatario, ma c'è un ritorno. In questo momento gli dèi si esprimono. E qui vedete, in questo rilievo del Louvre, vedete la testa dell'animale, l'animale è sulla schiena, vedete che c'è una specie di tondo che assomiglia molto a quello dell'animale sull'altare, di questo montone sull'altare che abbiamo visto precedentemente, e qui vedete una persona che ha una ruspice o il servo di una ruspice, perché vedete che si tratta di uno schiavo, perché è vestito solo a metà, che osserva e che probabilmente instaura un dialogo con quello che è forse veramente la ruspice, che è qua, al quale dice quello che vede nel corpo dell'animale. Questo personaggio è probabilmente quello che interpreta la volontà degli dèi, e qui c'è un oggetto misterioso che vi ho riproposto qua, che vedete qui, dunque, si vede benissimo, il fatto che questo schiavo guarda nel corpo dell'animale e guarda probabilmente qualcosa che questo personaggio tiene in mano, e non si sa che cosa sia, naturalmente, ma si potrebbe eventualmente immaginare che si tratti di qualcosa che assomiglia a questo, che è il fegato di Piacenza. È un'idea, è un'ipotesi, e quindi non supportata da nessuna certezza. Vorrei veramente che questo fosse chiaro, ma potrebbe essere, diciamo, il fatto che questo legge in questa mano una specie di semantica del corpo dell'animale, che è quella che poi è riprodotta. Sappiamo che la ruspicina viene dall'Etruria e che di strumenti di questo genere si servivano anche i romani, appunto, per interpretare il messaggio degli dèi. Quindi questa è una curiosità, un'ipotesi che veramente deve rimanere tale, ma che mi sembrava interessante. Dopodiché inizia una fase in cui i responsabili del sacrificio non sono più attivi, vanno altrove, e il resto, il corpo dell'animale, è dato a degli
personale di culto degli schiavi che se ne occupano. Allora, qui non posso dire se siamo in un contesto sacrificale, questo qui l'ho scoperto facendo una visita al Museo Nazionale Archeologico di Napoli e si vede la cottura di un cinghiale. Allora, naturalmente durante il sacrificio mettevano una parte a cuocere e non un cinghiale intero, come si vede in questa immagine. Era solo per dirvi, è l'unica immagine che ho trovato in cui si cuoce della carne in maniera un po' sontuosa, un po' visibile, perché in realtà è una fase che passa sotto silenzio, perché non è una fase che interessa il personale di culto. A questo segue probabilmente un banchetto, però questo banchetto nell'ambito della religione romana è problematico, mentre nella religione greca si sa che alcune degli viscere dell'animale vengono consumate sul posto, altre vengono date alle altre persone che partecipano. Per i romani la cosa si presenta in maniera molto diversa. Qui sono le vestali che partecipano a un banchetto rituale. Probabilmente la carne che veniva, diciamo, che rimaneva da questa uccisione di animali, veniva data o venduta nei macelli o data a quelli che avevano assistito delle sportule che poi veniva mangiata, quindi in banchetti privati a casa. Quindi qui diciamo che mi prendo ancora qualche minutino per venire, diciamo, a passare da questo modello generale a quello che poi noi abbiamo più come contesti rituali, perché se questo si può, diciamo, considerare il sacrificio generale, come vi ho detto, nessun caso particolare permette di vedere tutte queste fasi e quindi andiamo un po' più nei dettagli. Già una precisazione deve essere fatta a proposito della terminologia. La terminologia, dunque, quando noi parliamo di sacrificio, parliamo generalmente, pensiamo che tutto possa essere detto con il termine sacrificare. In realtà ci sono molti altri termini che indicano l'azione sacrificale quando si vanno a vedere i testi precisi. E, per esempio, forse vado un po' avanti per non metterci troppo tempo, per esempio, il termine sacrificare si ritrova in Plauto, regolarmente ci sono molte attestazioni di sacrificare, però per esempio in maniera molto sorprendente il termine sacrificare non si ritrova in Catone, che è contemporaneo di Plauto. E questo è qualcosa che mi ha molto sorpreso. Cioè, Catone in tutta la sua opera parla di diversi riti in cui si compiono dei sacrifici, però non usa mai questo termine. Quindi già questo fa un po' capire che questa nostra categoria in realtà deve essere molto rivista, perché piuttosto quello che viene usato da Catone è rem divinam facere, cioè compiere degli atti divini, compiere uffici divini, come presenta questa traduzione. Per cui il termine sacrificare non è comunque l'unico elemento che nei primi testi di letteratura latina rinviano a questo rito di cui abbiamo proposto un modello ideale. Non solo. Andiamo a vedere più precisamente. Dunque, Catone parla addirittura di votum, quindi un voto. In realtà chiama quello che noi definiremo un sacrificio un votum. Fa l'offerta per i buoi perché si mantengano bene. A Marte, a Silvano, nel bosco di giorno, fa quest'offerta per ciascuno dei buoi. Questo ufficio divino potrà farlo sia uno schiavo sia un uomo libero. Quando l'ufficio divino sarà ultimato, consuma subito sul posto. Allora vedete, non corrisponde più a quello che vi ho detto prima. In questi sacrifici solenni si pensa che la carne fosse portata a casa o venduta in macelleria, mentre qui
Siamo nell'ambito di un sacrificio privato e già niente corrisponde rispetto a quel modello. Che nessuna donna assista all'ufficio divino né veda come si fa. Questo voto potrà essere ripetuto ogni anno se vorrai. Quindi un quadro che ci presenta delle grandi particolarità. E poi vi ho proposto qui un testo che non voglio leggere, ma che presenta veramente a livello della terminologia delle caratteristiche molto interessanti, perché per esempio per parlare dell'offerta che noi diremo appunto che viene sacrificata sull'altare, si parla addirittura di obmoeo, quindi di spostare queste offerte, oppure per versare queste offerte si parla di mactare e viene poi inserita anche la parola immolare, probabilmente proprio per il significato particolare di mettere la molla salsa, oppure per dare, perché si tratta di pars pro toto, di dare questa vittima alla divinità. Quindi un lessico che è anche molto più complesso del lessico che fa parte della famiglia etimologica di sacrificare. A livello, e con questo vorrei chiudere perché vedo che il tempo passa, vorrei portarvi qualche caso più particolare che riguarda alcune feste. Alcune feste in cui si vede come questa procedura sacrificale integra degli elementi che caratterizzano proprio questa festa e non altre. E per esempio, nel caso dei Vinalia, nel caso dei Vinalia, si ha un rito che è compiuto dal flamen di Alice. Allora, questo è quello che ci dice Varrone. Il flamen di Alice prende gli auspici per la vendemmia, qui auspicatur vendemmia, vendimiam, e dopo, appena dato l'ordine di cogliere l'uva, fa un sacrificio tramite un'agnella per Giove. Quindi l'agnella, come vi ho detto all'inizio, è il mezzo per raggiungere il destinatario che è Giove e inserendolo, diciamo, in questa offerta c'è il messaggio particolare di questa festa. Perché inserendolo, diciamo, in questo basso continuo, arriva la melodia particolare di questa festa. Tra il taglio delle viscere di quest'animale e la sua deposizione sull'altare, quindi nel momento proprio della celebrazione di questa festa, il flamine coglie per primo l'uva oppure prende il primo vino. È molto in dubbio, ma insomma si ha l'idea di questo flamine che si serve di questa primizia. Siamo nell'ambito di questa festa. Sapete che a Roma feste dedicate al vino erano due, i Vinalia Priora e i Vinalia Rustica, e purtroppo qui Varrone non ci dice a quale delle due si riferisca questo testo, quindi non si sa esattamente se si tratta di cioè probabilmente sì, ut iussit vinum, si tratta di cogliere il vino oppure prendere, aprire dei recipienti con il vino che era già conservato. Purtroppo non si può dire con precisione questo elemento e non è forse quello che ci interessa di più. Quello che mi interessava mostrarvi è come questo elemento particolare che caratterizza questa festa, cioè la manipolazione del vino o dell'uva, va a inserirsi in questa procedura sacrificale che appunto può essere un po' uguale per tutti, cioè il fatto che viene ucciso un animale e che questa vittima viene data a Giove e in quel contesto, in questa frase quasi rituale, si inserisce quella che è la particolarità di questa festa, cioè la manipolazione del vino o dell'uva. Questo è un caso. Un altro caso è quello dei Parilia. Mi interessava metterli in parallelo. Qui, dunque, abbiamo un testo di Ovidio, dei Fasti di Ovidio. Dunque, brucia olivi maschi e fiaccole erba sabina, crepiti l'alloro in fiamme in mezzo all'altare al focolare, segua un cestello di miglio e una focaccia di miglio.
La rustica dea, quindi Pales, si compiace particolarmente di questo cibo. E qui è quello che ci interessa. Aggiungi le sue vivande, questo Dapes, e una coppa di latte, questa Mulktra, una coppa di latte. Tagliate le vivande, prega la Silvestra Pale con tiepido latte. Anche qui di nuovo un piccolo accenno ci fa capire come questa procedura particolare abbia questo elemento che la caratterizza. Cioè, che cosa abbiamo? Abbiamo una festa per Pales alla quale viene offerto appunto le sue dapes, cioè il suo nutrimento, e all'interno di questa procedura che cosa c'è? Ci si mette quello che caratterizza proprio la festa dei Pariglia, cioè il latte, perché è una festa che riguarda il gregge, la purificazione del gregge, la purificazione delle stalle, quindi l'elemento che caratterizza al massimo Pales come divinità del gregge. E questo, dunque, il latte che viene appunto dato in onore alla divinità con questa coppa e probabilmente insieme a queste vivande, quindi sull'altare. E l'ultimo caso che vorrei prendere in conto è quello del sacrificio di Rumina. Rumina è una divinità un po' sconosciuta, che è una divinità probabilmente legata al mondo pastorale come Pales, è molto simile a Pales, e che anche lei viene onorata con il latte. Quindi l'idea di mettere sul focolare l'incenso, il vino che abbiamo visto in questi sacrifici pubblici e sontuosi viene a volte rimpiazzato appunto in questi sacrifici più particolari da altri ingredienti. In questo caso, come nel caso di Pales, abbiamo la presenza del latte, non solo del latte. Allora, qui in effetti, dunque, qui nel tempio di Rumina, in effetti sono soliti sacrificare con il latte, invece che con il vino, e lactentibus, che penso che siano appunto gli animali di latte. Quindi qui abbiamo una sintassi che si adatta al caso specifico, a quello di Rumina. Non solo, probabilmente, e questo è naturalmente un caso molto problematico con Plutarco, nella vita di Romolo si potrebbe pensare che questo latte viene usato al posto del vino sulla testa degli animali. Quindi abbiamo visto che nell'Immolazio mettevano la mola salsa e il vino sulla testa degli animali. In questo caso forse si potrebbe pensare, e qui il problema è questo tois hierois, che cosa è, come si deve tradurre, ma vediamo il passo. E ancora oggi chiamano Rumina una dea che sembra prendersi cura dell'allevamento dei piccoli, alla quale sacrificano facendo libagioni senza vino. E qui Plutarco appunto usa questo termine di nefalia, che sono proprio queste libagioni sobrie, questo concetto particolare proprio della cultura greca, e adattato appunto Plutarco, il greco che interpreta il sacrificio romano, in questo caso usa questo termine molto interessante. Quindi libagioni senza vino, e corrisponde a quello che ci ha detto Varrone, offrendo invece del latte, e qui appunto epispendo vuol dire sulla testa delle vittime sacrificali oppure durante i riti, come traducono alcuni traduttori. Rimango nel dubbio, secondo me si potrebbe essere appunto il fatto che si tratta di un gesto che sostituisce il latte al vino, appunto nella sintassi stessa del rituale. E con questo io vorrei concludere per lasciare spazio alla discussione, dicendo solo che si tratta di ricerche che sono in corso. Mi sono rifatta a ricerche fatte ormai da tempo, che avevo
su cui avevo riflettuto nell'ambito della mia tesi di dottorato e in seguito, ma che vorrei aprire appunto a ricerche nuove. Questo dossier del latte è quello che ho studiato quest'anno e con il quale cerco appunto di rivedere idee che forse per me sono un po' statiche su quello che abbiamo detto sul sacrificio, appunto, come una procedura che è vero, sì, si ritrova in molti contesti, ma appunto che viene usata come quasi un elemento discorsivo per poter esprimere contenuti che a livello rituale si presentano in maniera diversa e che si contestualizzano in feste diverse per arrivare a parlare a divinità diverse. Quindi si cerca di adattarle a quello che è il destinatario di questa azione, appunto privilegiando certi elementi piuttosto che altri in gesti particolari che appunto sono quelli di questa sintassi. E vi ringrazio. Grazie Francesca per questa bellissima lezione, molto ricca, molto piena e densa, insomma, di suggestioni, ma anche fine, insomma, nelle letture che hai proposto, e certamente avrei suscitato molta curiosità, insomma, stimoli nel nostro auditorio, e quindi io intanto sentirei se una domanda, una richiesta di chiarimento, insomma, di approfondimento da presentare al nostro ospite, Ginevra. Io volevo fare una domanda relativa ai termini che tu ci hai mostrato, che appunto ci hai fatto vedere come in realtà sacrificium e sacrificare non siano identici. Cioè, attraverso lo studio di questi termini hai trovato che appunto ognuno di questi indica una specificità diversa o nello stesso tempo ci possono dare una luce specifica su appunto quello che tu definisci un elemento discorsivo, qual è appunto il sacrificio, o magari dipendono un po' anche dagli autori, dal tipo anche di genere in cui viene adottato quel termine, non so se hai trovato una continuità in questi termini. E poi, cioè questo più che altro è un commento, non una domanda, sono assolutamente d'accordo con te su questa idea appunto di pensare il sacrificio come una sintassi che si adatta ai casi specifici, perché in realtà forse ancora siamo un po' ancorati al sacrificio romano come appunto uno schema procedurale fisso fatto di elementi che ricorrono sempre uguali, mentre in realtà da tutti questi casi, cioè, ci fai vedere molto bene come in realtà non sono delle eccezioni alla regola, ma che in realtà proprio perché, come dici tu, il sacrificio è un elemento discorsivo che serve quindi a mettere in contatto i mortali con le divinità, anche in base alla divinità, in base al contesto in cui ci si trova, quindi che si trattasse di un sacrificio pubblico o privato, o in base appunto anche al destinatario stesso che si doveva raggiungere. Poi questa melodia poi effettivamente poteva cambiare, quindi non c'è qualcosa di fisso, cioè sì, ci sono degli elementi che dovevano essere mantenuti o che comunque si tenevano fissi, ma fondamentalmente poi c'era molto spazio per diciamo, l'inserimento di elementi di volta in volta diversi, quindi è assolutamente una vista convincente che insomma, ci tenevo a dire su questo. Grazie molto allora sono perfettamente d'accordo. Dunque, due cose. Innanzitutto, il lessico. Allora, quando io sono partita appunto dal fatto che ho pensato, aspetta, allora ritorno un po' indietro, scusate. Ecco, insomma, questi sono alcuni dei termini che vengono tradotti come sacrificio. E non mi ero mai accorta, e penso che nessuno l'abbia mai detto esplicitamente, che
Catone, che è quello su cui si è basata grande parte dell'analisi sacrificale, come quella che ha fatto John Scheider, un'analisi eccellente, beh, non si trova, non si trova il termine sacrificale. Allora mi sono detta, ma forse il tempo di Catone non si usa, e quindi sono andata a vedere in Plauto. In realtà in Plauto esiste. Quindi vuol dire che, come dici tu, si tratta probabilmente di una scelta dell'autore. Però non solo, forse, perché nell'idea di sacrificare c'è l'idea di sacer, quindi l'idea di proprio questo passaggio di proprietà. Allora forse si usa quando si vuole sottolineare questo passaggio di proprietà, perché è proprio un termine giuridico, sacer, eh? L'ho saltati per fare un po' più veloce, però si tratta di un termine su cui si sono interrogati i giuristi, e quindi sacer è quello che normalmente la comunità umana fa passare nella proprietà nel dominio di proprietà delle divinità. Forse non è questo che Catone vuole dire, e quindi lì si tratta di fare attenzione. Perché usa rem divinam facere? È molto, molto interessante. E quindi questo in realtà penso che attualmente non ho una risposta, però è quello che mi ha spinto a prolungare questo progetto, diciamo, a fare dunque un nuovo progetto e andare a vedere questa terminologia molto più nel dettaglio. Si tratta pollucere, per esempio, che ce eravamo interrogati, che viene usato spesso quando si tratta di offerte di pesci. Cristiano è un esperto. E ecco, perché si usa questo termine non sacrificare? Ecco, e diciamo che tutte queste discussioni mi hanno spinto a dirmi, ma qui bisogna rimettere un po' il cursore indietro e riprendere questo lessico sacrificale, cosa che naturalmente non può essere fatta da una persona perché si tratta di un mare magnum. E quindi con Emmanuel Duprat, che è il mio collega che è esperto di lingue italiche, vogliamo cercare di fare un lavoro anche comparatista tra non solo il latino, ma anche le altre lingue, per vedere che cosa viene fuori proprio quando si vanno a prendere questi termini. Quindi questo è un caso. E volevo, ne approfitto perché si fa un po' di discussione, allora ne approfitto per prendere un caso che ho trovato veramente fantastico, questo qua, che ho cercato ieri, che non trovavo più, ma alla fine l'ho ritrovato. Qui si parla di sacrificium, columella, quindi nell'ambito agricolo, soprattutto nell'ambito del vino. Siamo nell'ambito non solo del vino, ma anche della purificazione degli strumenti che servono a fare il vino. E qui, se non capisco bene, no, male, cioè mi sembra che questi sacrificia, quindi qui, vabbè, columella, cioè non siamo al tempo di Catone né di Plauto, quindi sacrificia, facienda. E poi chi sono i destinatari di questi sacrifici? Sono libero, liberae, e quindi sullo stesso piano, e i vasi pressori. E se capisco bene, siamo a livello, diciamo, di lingua, sullo stesso piano, cioè si tratta di i beneficiari del culto sono al tempo stesso delle divinità e l'oggetto per cui si fa questo culto, cioè i vasi che diciamo devono essere poi preservati grazie a questo sacrificio. Ma se noi avessimo qui, per esempio, liber scritto piccolo, che potrebbe essere il vino, o i vasi pressori scritti grandi, che potrebbero essere, che ne so, le potenze divine che sono nei vasi pressori, cioè, comunque è un testo che è un po' sorprendente, perché c'è proprio questa que, che quindi associa libero a libera, et. Quindi, cioè, mi sembra che mette divinità e oggetti sullo stesso livello. Questo per dire che quando si va a vedere il lessico e si va a aprire questi dettagli, vengono fuori delle cose interessanti. E anche questo qua, per esempio, aspettate, ecco, le bucoliche di Virgilio. Vabbè, qui sì, si vede bene, quando, questo è un caso diverso da quello di prima, cum faciam cosa? Sospeso, poi vitula è un ablativo, pro frugibus, quindi quando farò, qui sacrificio non si dice,
sacrificare, ma è faciam sacrum, sottinteso attraverso la vitula pro frugibus. Quindi è veramente andare a vedere la lingua, scusate. Però secondo me è un lavoro che assolutamente merita di essere fatto, perché poi è proprio anche da queste minuzie che poi Che si può emergono. ricostruire una visione più dettagliata. Per me è quello ora, perché naturalmente c'è, cioè, chiaro che gli studi di John Chide hanno già detto basso continuo, non è certo Già ce quello lì l'abbiamo. che ha attribuito a me il modello. In realtà è un abuso, perché io mi sono basata sugli studi di John Chide, a cui rendo tutto il merito, e diciamo forse quello che ho fatto ha avuto il merito di formalizzarlo in una pubblicazione che era forse più schematica di quello che ha fatto Chide, e quindi probabilmente anche più imprecisa. Però io stessa, ripartendo da lì, mi rimetto in discussione, perché quando vado a vedere questi casi di cui ho cercato di presentarvi solo qualche aspetto, appunto, che si vede come degli elementi particolari entrano in questa fraseologia, lì siamo sempre costretti a dire: ah sì, hanno omesso di dire questo, hanno omesso di dire l'altra cosa, ma in realtà probabilmente no, forse non c'è proprio nel rito. E qui bisogna, qui si apre un po' una voragine rispetto a quello che abbiamo detto finora. Qualcun altro vuole venire? Qualcuno... Alessandro. Grazie mille, professoressa. Io ho una curiosità. Se c'è nelle fonti, poi le spiego il motivo di questa curiosità, un rapporto fra l'animale e l'arma con cui viene compiuto il sacrificio. Nel senso, se ci sono nei testi dei riferimenti all'atteggiamento che ha l'animale nel momento in cui viene sacrificato e quale rapporto si ha poi con l'arma che, insomma, compie, è l'oggetto tramite il quale viene compiuto il sacrificio. Mi ricordo, leggendo Burckhardt, Origini selvagge e altri studi, però erano riferiti al mondo greco, quindi io nell'ascoltarla pensavo al modello greco, mi sono chiesto se ci fosse anche per colore umano, dove i greci, ad esempio, in molte occasioni facevano sì che l'animale dovesse fare un cenno con la testa, quasi di assenso all'atto prima di essere uccisi, e allo stesso tempo, subito dopo, avvenuta l'uccisione, il coltello, l'arma veniva gettata, in alcuni casi distrutta, bruciata, nascosta, ci dice che in alcuni casi veniva persino gettata in mare, insomma, veniva tolta di mezzo. Volevo sapere se fosse presente questo elemento anche nel mondo latino, oppure se ci sono, o se è un'assenza. Grazie. No, si è discusso molto di quello che lei dice, quest'idea di non mostrare la violenza, è stata una discussione, per esempio, che ha interessato molto il gruppo parigino, poi sono ritornati indietro su questa quest'idea, perché in realtà prima si diceva che veniva nascosta in ambito greco sotto i cereali e quindi tirata fuori all'ultimo momento. In realtà no, anche in ambito greco questa idea poi non si è rivelata così pertinente. In ambito romano direi che questo problema non si pone assolutamente. Scusatemi, che so che è brutto tornare indietro così per i vostri occhi, però come vedete lascia qualsiasi volta che si rappresenta questi sacrifici, si rappresenta questa ascia che è presente, che andrà a colpire l'animale, e spesso, ora non ricordo in quale di queste immagini, si vede anche il coltello che taglierà la gola. Purtroppo ora non so, non lo saprei ritrovare, ma si vede che questi, eccolo qui, vede, questo qui sarebbe il coltello con il quale poi verrà sgozzato. In realtà, cioè, è abbastanza classico.
per questi animali grandi viene colpito con l'ascia e quindi probabilmente l'animale sviene e poi viene sgozzato con questo coltello, per cui non, e l'arma viene conservata, non ci sono particolari tabù che riguardano. Naturalmente ci sono anche altre forme di messa a morte, vengono in casi molto particolari uccisi per asfissia, ma insomma in generale l'animale viene sgozzato. E l'arma non è particolarmente colpita da da un tabù o da particolari precauzioni. L'unica cosa che non si dice, che a livello, diciamo, teorico, è che questi animali dovrebbero essere legati, si dice che gli animali vanno volontariamente al sacrificio. Nel discorso sul sacrificio, e poi, come avete visto, qui abbiamo degli animaletti che sono tutti legati, quindi anche questo sicuramente non corrisponde. Poi, nei luoghi in cui venivano sacrificati, sappiamo che c'è un anello che li teneva, quindi sicuramente è a livello di discorso filosofico l'idea della vittima volontaria. Prego. Grazie mille. Se potevi ripetere quel discorso relativo a Jupiter all'uso di coltelli in pietra, ho capito bene. Ah, il sacrificio defeziali. Sì. Allora, sul sacrificio defeziali, scusate che torno indietro. Allora, allora, questo l'ho citato all'inizio per dire che non tutto quello che si chiama sacrificio corrisponde a un'offerta sacrificale. Se per sacrificio si intende un'offerta data alle divinità, questo rito non corrisponde. Questo rito non corrisponde perché l'animale non è offerta, è un elemento che rappresenta o chi non si tiene al trattato o il trattato stesso. Quindi non è offerta, ma piuttosto elemento di paragone, quasi direi. L'animale è il tramite che permette di capire quello che succederà a chi non si tiene a patto. Quindi non è offerta, non è. Poi probabilmente questo animale poteva essere mangiato, poteva. Però diciamo che se è sacrificio è un'anomalia rispetto al banchetto abituale. Si tratta di un rito diverso. Quindi questo io l'ho citato solamente per dire che non ogni volta che abbiamo a che fare con un'uccisione in ambito religioso siamo di fronte a quello che definiamo il sacrificio. Siamo di fronte a quello che verrebbe chiamato omicidio rituale, eh? O abbattimento rituale perché si tratta di animali. Quindi, se vogliamo dire che sacrificio è quando si offre agli dèi, non ci siamo. Naturalmente possiamo allargare questa categoria. Ci sono tanti altri casi che sono enigmatici, sono al margine, per esempio l'allontanamento del pharmakos, di questi elementi impuri della comunità, è sacrificio, non è sacrificio. Dipende, dipende da come lo osserviamo, dalla definizione che diamo di sacrificio. Scusa, c'era una domanda, ora veniamo subito, ma Linea? sì, sembra Sì. che online, in linea. In rete ci sia qualcuno che aveva chiesto di Ah sì, parlare, ci sentite da casa? Ok, forse questo si può togliere. Sì. allora chi voleva intervenire? Sono io, sono Federica. Ciao. Ciao professoressa, grazie Ah. mille, veramente molto interessante. E, no, allora, io sono, mi ha colpito molto quel lactantes, perché mi sto occupando delle rappresentazioni delle fasce di età, come sa. E io ho trovato veramente tantissimo nei calendari sacrificali delle polis, dove c'è un'attenzione veramente importante, cioè veramente specifica sull'età, e si selezionano delle fasce di età particolarissime. Io, ad esempio, ho trovato appunto delle capre offerte in sacrificio con le corna in erba, c'è cioè proprio un'espressione che
specifica, queste capre che devono avere le corna appunto in erba o dopo aver perso i denti da latte o prima. Quindi molto interessante per la definizione di queste fasce di età che cioè, si va molto, molto dentro. Quindi nei calendari sacrificali ho trovato veramente tanto e volevo chiederle se ha avuto modo anche lei insomma di trovare questi riferimenti ai calendari sacrificali romani e alle fasce di età, ecco. Questo. Magari Federica, magari ci sapesse tutto quello che avete voi per la Grecia, sarebbe bello, sarebbe bello. Comunque poi mi dirai e mi darai i tuoi esempi. In realtà qui quello che Rumina dunque è una divinità che non è molto conosciuta, si conosce perché ha questo tempio di cui parla Varrone, nel quale probabilmente andavano i pastori, e tutto il lessico intorno a questa divinità parla veramente di allevamento di animali, quindi di allevamento di ovini e caprini, soprattutto ovini, e quindi di questi animali che vengono messi sotto la mammella, perché ecco, è questo Ruma, molto interessante. Il campo della mammella, dell'allattamento, è così che ci sono arrivato. Dopodiché questa divinità viene associata al fico ruminale e quindi all'allattamento di Romolo e Remo, passando dal fico ruminale. Quindi è recuperata, diciamo, nella letteratura a partire dall'epoca augustea in poi, ma già prima con Varrone si sa dell'esistenza di questa divinità legata al mondo della pastorizia, ma purtroppo questi animali, diciamo, di latte in relazione a questo ambito è un caso un po' fortunato che abbiamo ritrovato grazie a questo passo di Varrone. Se no abbiamo animali di latte, vengono sacrificati e questo sarà un altro degli elementi su cui spero un giorno che qualcuno si svegli, che voglia fare una tesi sulle vittime sacrificali romane, per stabilire proprio più precisamente la corrispondenza tra animali e divinità, perché per esempio si sa che ci dovevano essere delle griglie da parte dei pontefici in cui si diceva i criteri normali, quindi alla divinità maschile si danno piuttosto degli animali maschi, a quella femminile delle femmine, però si sa che l'età entra in questi criteri e attualmente a mia conoscenza non è mai stato fatto uno studio di dettaglio su quando emergono questi, su quando sono usati questi animali di latte, in quali occasioni, quando le vittime maggiori. Quindi questo lavoro è da fare. Sul sacrificio romano c'è ancora moltissimo da fare. Quando ho iniziato il mio lavoro, l'epoca della mia tesi di dottorato, quindi tanti anni fa, non c'era niente. In quel momento stava scrivendo John Scheid. Partendo da là, molte cose sono uscite, sono state pubblicate, però purtroppo questi studi di dettaglio ancora dobbiamo fare. Molto interessante. Speriamo che qualcuno decida un giorno. Grazie. Perfetto, grazie a te. Grazie, allora ora Camilla, se sì. Vuole intervenire, non voglio... allora... Io tornerei su questa questione del distinguere il sacrificio dalla messa a morte rituale e quindi tornerei su una delle mie grandi ossessioni che, come lei sa, è quella della messa a morte, della sepoltura di due galli dei greci nel 116. Ecco, nella sua tesi di dottorato lei diceva che, ad esempio, la sepoltura delle Vestali, no, era da considerarsi una messa a morte rituale. E invece quello dei due galli e dei due greci lo consideriamo un sacrificio perché effettivamente Livio usa il termine di sacrificio straordinario. Però quello che io penso è, in realtà noi in questo episodio non abbiamo espresso un destinatario divino, in realtà è molto più simile, quindi può darsi che in realtà sia stato, perché lo troviamo solo in Livio, riguardato anche adesso tutte le poche fonti che ne parlano, e anche Plutarco alla fine parla di sepoltura, questi vengono seppelliti vivi, non nessun altro parla di sacrificio. Quindi non so, da un punto di vista metodologico, è giusto definirlo un sacrificio perché Livio usa quel termine lì?
oppure possiamo un attimo rivedere questa cosa. Mm-hmm. Perché quando... più ci lavoro e più non so, non mi viene da definire. Sì, sì. Quando ho ripreso per preparare questa comunicazione il caso dei Fiziali, all'inizio avevo pensato di prendere quel caso lì e poi in realtà che ho avuto più dubbi di quello e quindi l'ho lasciato da parte, però penso che dunque parlano appunto le fonti antiche, parlano di sacrificio e quindi rispetto alle vestali c'è una grande differenza, delle vestali siamo nell'esecuzione capitale, quindi cioè, perché alcuni considerano anche la messa a morte delle vestali un sacrificio, quindi lì secondo me questo è sacrificio o non è sacrificio? In realtà l'unica cosa che sappiamo, mi sembra da Plutarco, che dice che venivano pronunciate delle preghiere e quindi... Plinio forse, sì, che in quel caso, sì, Plinio quando parla di questo episodio, venivano pronunciate delle preghiere, quindi in queste preghiere ci può essere un destinatario, ma appunto effettivamente... Nei quesiti che mi pongo è questo corpo centrale di riti che hanno un'offerta, diciamo, che viene data a delle divinità, intorno possono esserci dei casi ambigui come il farmacos, come ho detto prima, e sicuramente questo è uno dei casi ambigui, perché in realtà si sa che sono i quindecemviri che se ne occupano, dei cemviri, quindi è chiaramente in ambito rituale, però in realtà effettivamente io credo, se non mi sbaglio, è Plutarco però che parla di demoni a cui vengono date queste vittime, quindi demoni nel senso antico, quindi non nel senso cristiano, chiaramente. Non so, riprendendolo e ripensandoci, al di là del fatto che loro comunque lo considerano come sacrificio, e questo mi sembra evidente, effettivamente se si devono stabilire dei criteri è un caso molto marginale, senza dubbio. Se no lo possiamo inserire appunto tra quei casi eccezionali in cui ad esempio anche solo l'uccisione è differente rispetto a quella che, certo, che quello senza dubbio, compiuta su un animale, sì. Anche lì abbiamo comunque un esperimento, sì, sì. C'è un'arma, sì, senza dubbio. In maniera classica, secondo il modello prescendi. No, sì, 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 infatti, no, non si sa se ci sono dei preliminari, effettivamente è un caso molto complesso, quello sì. Conferma il fatto che l'ho escluso da questa presentazione perché non era quello su cui potevo appoggiarmi ma è un caso molto curioso. Cristiano, forse la intervenire? Sì. Allora, grazie mille Francesca per la presentazione, però così tipo appunto. Allora, dici che appunto il sacrificio è un canale che mette in comunicazione due mondi, no, umani, sovrumani, cioè attraverso il quale si possono fare delle richieste, dei ringraziamenti, quindi ce le fatti vedere molto bene, e poi anche delle scuse. Bene, hai capito? Sono le scuse, cioè mi sono venuti degli esempi che ti menzionavo anche prima, no? So, la Pelex, cioè la concubina, cioè l'amante che tocca l'altare di Giunone, deve sacrificare un'agnella a Giunone, la vedova che non rispetta i mesi di lutto e si risposa prima, deve anche lei fare un sacrificio, eccetera. Allora, quindi sono questi i casi. Ecco, allora la mia domanda è, che se mi rispondi così mi risolvi un problema che riesco a... cioè che rapporto c'è tra questi casi in cui il sacrificio è un sacrificio in cui si chiede scusa e le origini del diritto penale, cioè quei casi di punizione in cui si deve offrire un animale, ad esempio questo c'è anche nella legge delle 12 tavole, ma c'è anche riportato in una legge di Numa, cioè il caso in cui l'omicida involontario debba offrire in conzione, quindi davanti al popolo, un ariete alla famiglia del defunto. Oppure
oppure ci sono altri casi in cui si deve offrire sempre un mezzo montone castrato di medium verde, eccetera, eccetera. Salvo che qui il destinatario non è di chi cioè, non viene identificato con una divinità, però il meccanismo, ho fatto qualcosa di sbagliato, devo dare un capo di bestiame, c'è in entrambi i casi. Cioè, tu come liberi? Come, cioè, si muovono in parallelo, cioè, come li strutturi? Sì, è interessante, bisognerebbe un po' vedere il vocabolario, io penso, che termini si usano per dire... Allora, perché, diciamo... In tutti i casi c'è questa due R, c'è sempre l'idea, no, del, un po' della purificazione. Sì, appunto, c'è l'idea, la divinità è destinatario o è la famiglia destinatario? Perché se è la famiglia dell'offeso... No, cioè, in un caso ci sono in certi casi la divinità è esplicitata. Ecco. In altri casi, no, è qualcosa che viene fatto pubblicamente, ma c'è una divinità, cioè c'è il popolo in qualche maniera che assiste alla cosa. Però questo è l'aspetto di differenza, però c'è l'aspetto comune in cui si è infranto in qualche modo la regola e si scende in entrambi i casi, cioè sia che ci sia un'offesa alla divinità, sia che ci sia un'offesa alla comunità, si deve comunque consacrare lo stesso animale, no? Allora, sì, sono casi interessantissimi. Infatti io ho un po' premesso che non facevo uno studio storico oggi, ma facendo degli studi storici ci si rende conto ancora di più di questa sintassi che si adatta a casi particolari. E allora, ci sono i casi, per esempio, in cui si chiede scusa alla divinità perché si è andati nello spazio del suo tempio, per esempio, l'invasione nello spazio che è riservato alla divinità, anche se si va, anche questo l'ha studiato John Scheid, per tagliare magari un fico che è cresciuto sul tetto del tempio, bisogna toglierlo perché sennò rischia di far crollare il tempio, nonostante quello si chiede scusa alla divinità e si offre un sacrificio. Quindi sono un po' questi casi, come dici tu, per cui penso che la divinità è partner sociale come altri di questa comunità, per cui le si paga quello che le è dovuto, e se è una divinità si tratta di un'offerta che è diversa, può essere rientrare in quest'idea di sacrificio, nel senso che c'è questa offerta alla divinità a cui magari segue un banchetto, la divinità mangiano gli uomini, e quindi può essere considerato sacrificio in questo senso qua, ma appunto ha tanti aspetti, cioè non è solo l'aspetto festivo, ma diciamo è riempito sempre di contenuti diversi, e questo uno dei contenuti è questa scusa. Però se si tratta di semplicemente dare qualcosa alla parte umana, secondo me quello non è sacrificio, se non c'è il triangolo, diciamo, verso la divinità, perché a quel punto è solo un rimettere qualcosa che a un debitore, insomma, in qualche modo a cui si è fatto un torto, e lì forse cambia la cosa. Se questa persona a cui, questa entità a cui si è fatto torto è la divinità, è un sacrificio di riparazione, un piaculum famoso. Non so come lo vedi. Anche nell'altro caso c'è una compensazione per un torto fatto. Sì, ma non alla divinità. E poi ci sia, si scelga dalla stessa tipologia di oggetti. Sì, molto, molto interessante. Del resto, devo dire che ora che abbiamo fatto un seminario quest'anno appunto sul latte, e ho avuto occasione di studiare le ferie latine. Grande tema, complesso, però studiando le ferie latine mi sono resa conto molto di più che parlare nei termini in cui ho fatto oggi di sacrificio prende in conto una parte di questo complesso molto ricco dell'offerta agli dèi, ma poi c'è tutta la parte umana,
cioè appunto le ferie latine, queste diverse città che si ritrovano sul Monte Albano, dove condividono il sacrificio, però Giove laziare, e mangiano e apportano tutte qualcosa. Quindi c'è tutto, diciamo, il tessuto sociale anche che è associato a questa azione verticale. Probabilmente i casi che tu dici vanno molto di più in questo aspetto qui, cioè questo piano orizzontale, quindi regolare il rapporto tra diversi elementi che fanno parte della società. E lì penso, vabbè, poi ci sarebbe, perché appunto studiando con voi questi studi di antropologia e diritto su Numa, quando abbiamo fatto questo grande studio su Numa, mi sono resa conto di come religione e diritto poi siano un po' la stessa cosa, cioè la religione regola il rapporto con gli dèi, viene stabilita da Numa nello stesso tempo in cui si stabilisce il diritto, quindi in fondo, cioè, si rientra esattamente nello stesso caso. Dare il torto, cioè rimettere qualcosa a chi si è fatto torto al piano umano, o rimettere qualcosa a chi si è fatto torto sul piano divino, è molto diverso. Solo che in un caso si può parlare forse di sacrificio perché c'è sacer, cioè far passare qualcosa nella sfera della divinità, un po' etimologicamente, diciamo. Fatto sono magari in greco gettio, divino, Sì. no, ma infatti è vero, c'è anche il linguaggio che è sostanzialmente lo stesso, è l'idea del damnum, magari, che è presente in entrambi i casi, cioè che c'è un damnum di partenza, un torto che viene fatto all'inizio, e poi però viene, se ne esce con due modalità apparentemente simili, ma in realtà diverse, perché in un caso ci si rivolge alla divinità, nell'altro caso alle persone collegate a chi ha subito il torto o a chi ha subito il torto. Però questa storia del tort e del dan è molto interessante perché nei miti di origine del sacrificio che ci sono a Roma, si dice che certe animali vengono date a certe divinità perché hanno compiuto un danno a queste divinità. E proprio nella critica quasi pitagorica al sacrificio viene fuori questo elemento. Quindi l'idea del danno non è escluso dall'idea di dono, che viene fatto. Cioè si rimette alla divinità quell'animale che gli ha mangiato i semi a Cerere perché il maiale aveva mangiato il grano che era nel solco. Si dà a Liber Pater quello che ha mangiato le foglie della vigna. Quindi il discorso sul danno è presente in questi miti di stampo pitagorico, quindi di stampo, intendo, molto, molto ampio, lo uso questo termine, di riflessione sul sacrificio. Molto interessante. Quindi si trova Ovidio, Varrone, questa riflessione esiste. Ci sono altre domande anche da casa? Allora approfitto di una piccola curiosità nata dalla mia ignoranza, lo ammetto, ma forse può essere uno spunto per qualcosa di interessante. Nel passo di Catone che hai citato, si suggerisce che le donne, se ho capito bene, non assistano. Che capisco qualcosa sia questa circostanza, diciamo, una circostanza usuale, inusuale, dipende dal fatto che, se capisco bene, è un rito privato oppure questo è irrilevante. Insomma, che ci puoi dire su È questa curioso questo questione? dettaglio, molto curioso. Dice che le donne non possono farlo e non possono nemmeno vederlo, non possono nemmeno vedere quello che si fa. Allora, deriva dal fatto che c'è Silvano e quindi legato appunto a Silvano che è un po' incompatibile con il mondo femminile. E probabilmente allora,
anche questo è un tema molto affascinante, quello delle esclusioni rituali, che, su cui aveva scritto un bell'articolo Brelich, non è mai stato ripreso in maniera così, però un po' se, a mia conoscenza, un po' più frontale, ma che potrebbe essere forse ripreso. Quando si esclude un elemento preciso da un rito, si dice qualcosa. Si dice qualcosa, quindi in questo caso non lo so, perché è un rito veramente particolare, non so che cosa vogliono dire, però per esempio dall'ara massima, dai riti che vengono compiuti all'ara massima, appunto per Ercole vengono escluse le donne, i cani e le mosche. nel rito di Bonadea vengono esclusi gli uomini. Quindi escludere la mosca è complicato, più che una donna. Sì, è tutta una questione di linguaggio. Diciamo, infatti. Quindi, insomma, ci sono, diciamo, delle regole che sicuramente dicono qualcosa di quel rito. Non sempre è facile vedere perché, ma è appunto, fa parte di questo linguaggio del rito che parla di per sé, e quindi parla attraverso inclusione, esclusione, parzialità e presenta un messaggio che è diverso dal messaggio verbale e che deve essere naturalmente interpretato, e che per noi è un po' difficile interpretarlo perché ci mancano probabilmente dei valori che non conosciamo. In quel caso sicuramente non lo conosciamo. Caso di Bonadea è molto più facile, si tratta di riti che potremmo dire a mistero, nel senso segreti, in questo senso mistero, femminili, e quindi appunto perché diciamo consolidano una società femminile, gli uomini vengono esclusi, quindi un'esclusione rituale che è funzionale alla creazione di una comunità, che sono quelli degli attori rituali, ecco. Probabilmente è un caso simile, ma non saprei dirlo perché Catone non ci dà molti elementi di interpretazione. Però penso appunto che bisogna ragionare su quest'idea di inclusione e esclusione come elemento di comunicazione, di nuovo. Uso termine di comunicazione che gli antropologi non amano, ma che antropologi che studiano il sacrificio, ma che secondo me invece funziona in questo caso bene. Mi aveva incuriosito perché sì. Nel mondo greco sappiamo di riti, alcuni riti privati, in cui sono esclusi tutti coloro che non fanno parte del gruppo familiare. Eppure per creare insomma l'identità di chi partecipa. Esatto, e in alcuni casi Zeus Ctesios, soltanto chi fa parte del gruppo familiare, perché è legato alla proprietà, insomma, quindi lì si può magari spiegare in maniera non troppo insomma difficile, o comunque farsi un'idea non troppo... Sì. Però queste cose delle donne mi sembrava insomma invece... C'è per esempio il caso di Mater Matuta, che è quello forse che conosco meglio, in cui si dice, ci sono due versioni diverse, Ovidio o Plutarco che ne parlano. Ovidio dice appunto che le schiave devono essere tenute lontane, e quindi solo Bona e Matres, probabilmente le donne, le Matres della società, della buona società romana. Plutarco, che fa il paragone con quello che succedeva a Cheronea, quindi già un occhio diverso, dice che le schiave venivano incluse e poi scacciate a frustate. E lì cioè, molto diverso, probabilmente Plutarco, diciamo, mette qualcosa in più di quello che era veramente il rito, però è chiaro perché le schiave non partecipano, perché è per creare questa comunità delle donne, di queste donne che poi si preoccupano della discendenza di Roma, della buona discendenza di Roma, quindi questa discendenza un po' aristocratica che farà i buoni romani del futuro. Quindi io penso che ogni volta, qui però è un rito agricolo, non so se perché le donne non dovevano farlo, si sa che le donne sono un po', insomma, tenute indietro perché devono solo compiere riti in casa, secondo
alcune predisposizioni, si occupano piuttosto del rito domestico, non devono tanto, questo è piuttosto, mi ricordo più se è Varrone o Catone che lo dice, non devono piuttosto andare a parlare con i vicini, bisogna, insomma, non è che gli facciano tanta fiducia alle donne, forse è per quello che non devono vedere, per non dire quello che succede, ma insomma. Grazie. Allora, c'è qualche ultima, approfittatene perché fa un po', tornerà a Parigi e quindi dovete aspettare a lungo prima di fare un'altra domanda, ma potete anche scriverlo, sono sicuro, insomma, che sarà felice di interagire con voi. Bene, se non ci sono altri interventi, direi che ringraziamo ancora Francesca Cristelli. Noi ci rivediamo con il prossimo appuntamento del martedì, dei seminari del martedì, diciamo, previsti dal nostro programma il 4 maggio, ma il 30 aprile, correggimi se sbaglio Giuseppe, ci sarà un altro incontro che, diciamo, è stato formulato e proposto dopo che il programma era già chiuso, ma insomma che è, entra nel novero dei nostri incontri, dei nostri seminari, con Alessandra Lazzaretti che ci presenta una novità epigrafica di rilievo, insomma importante, con importanti ricadute, implicazioni anche di carattere storico. E se volete saperne di più, veniteci a... di Nerone con questo fundus che aveva ai piedi della Miana. Sì, sì, è una... insomma, un testo che si presenta come molto interessante, insomma, è attraente. E quindi, insomma, ecco, il 30 aprile avremo questo incontro e poi il 4 maggio riprendiamo invece con gli incontri già calendarizzati nel nostro programma. Va bene, allora ci rivedremo a fine mese. Grazie ancora, Francesca. Grazie a voi. Grazie a voi per essere stati.